Ben ritrovati, siete pronti per San Valentino? Mancano pochissime ore e noi abbiamo pensato di darvi qualche consiglio. Se ancora non avete pensato a cosa regalare al vostro compagno o alla vostra compagna, perché non regalare un massaggio di coppia, proprio magari come quello che vediamo tra pochissimo al Palace Beauty and Spa di Imola. Questo per la coppia, per le ragazze invece il trucco romantico per conquistarlo e farlo vostro per sempre a partire da domani sera. Ben ritrovati amici di Diffusion, ben ritrovati dal Palace Beauty and Spa di Imola, dove siamo in compagnia della nostra Isabel. Ciao, ben ritrovata, e di una nuova modella, Giulia. Oggi affrontiamo un tema delicatissimo, oggettivamente molto delicato, perché parliamo di San Valentino. Allora, se avete il moroso, seguite la puntata. Se non ce l'avete, seguite la puntata, perché impariamo a truccarci lo stesso. Perché il moroso va trovato in qualche modo, quindi anche con i più biechi stratagemmi, ossia mettendoci 4 lire di trucco sulla faccia, non sarà questo il caso. Però iniziamo invece a scoprire il trucco ideale per San Valentino. Una cosa molto romantica in strasse o molto aggressiva? No, molto romantica. Ho pensato di stare sui toni del rosa. Che meraviglia. Quest'anno, l'anno scorso pensavo, avevo fatto su di me un trucco sul rosso, così molto passionale. Invece quest'anno ho detto facciamo sul rosa. Pronti. Anche perché saranno i colori che andranno di moda questa primavera. Quindi io do una base nella palpebra che ha un rosa. È, è tipo un ombretto, è un ombretto cremoso. Allora, che ce ne sono di vari generi. Cremoso. Ci sono quelli che li prendi su col dito e te lo applichi, oppure ci sono quelli con l'applicatorino, così, okay. Che sembra un gloss, ma in realtà è un ombrettino in crema, che in questa maniera andiamo proprio ad ottenere un colore più brillante, diciamo. E quindi è anche facile da mettere, perché tu lo dai... Lo applichi su tutta la palpebra e sei bello che a posto. Almeno a San Valentino vogliamo fare qualcosa di un po' particolare, se no sono le solite minestre, come esatto, dico io. Più o meno riscaldate. Quindi diamo questa base, che anche se la diamo un po' irregolare va benissimo. E poi andiamo con un ombretto rosa, magari di una tonalità simile. Io qua ne ho messi di vari tipi, in modo da vedere che comunque ci sono vari rosa. Io continuo a frugare, Certo. Io uso questo qui della Revebel, che ha già un duo, che c'è già il rosa chiaro e il violetto. Quindi andiamo col rosa chiaro. E lo vado a tamponare partendo dall'interno della palpebra. Esatto, e lo vado a tamponare dappertutto. Allora, se volete dei consigli per San Valentino, per un matrimonio, per una serata particolare, ma anche proprio per capire qual è il trucco più adatto al vostro tipo di incarnato, anche al vostro carattere, perché comunque il trucco deve essere anche adeguato a come una persona è normalmente nella vita, scrivete a Isabel, la sua email è Isabel con la doppia L makeup@gmail.com, oppure su Facebook la sua pagina è sempre Isabel con la doppia L makeup. Allora, andiamo avanti. Quindi l'ho applicato così. Esatto. E poi con un colore più scuro, adesso qui c'è un viola, ma possiamo usare anche un rosa un po' più scuro. E lo vado ad applicare nella pieghetta dell'occhio. E lo sfumo verso l'interno e rimango solo qui. Che in questa maniera do come una specie di C. Esatto, ed ho come una tridimensionalità al colore, che sennò sembrerebbe molto piatto. Giulia sorride. Meno male. Sa che questo trucco le varrà un brillante di 4 carati. È vero. Ride molto di più, adesso non capisco perché. Tu, Deborah, fare qualcosa? Beh sì, per se San quello Valentino. Del mio fidanzato, probabilmente no in realtà, però vabbè,
diciamo così. Beh, anche se stiamo in casa, poi sto in casa, invece che mettere le solite pantofole con la facciotta del gorilla, metterò quelle col piumino. È vero. E poi un passo l'aspirapolvere. Anche il trucco, mi raccomando. Questa è la drammatica. Voi vedete, no, le persone che lavorano in televisione, pensate, queste chissà che vita rutilante, ma quando mai? Ragazzi, è un inferno, perché devi passare l'aspirapolvere dopo essere stato in televisione, Quindi, però lo passo sempre molto curata. Devo dire, con i trucchi che mi ha insegnato Isabel, sembra sempre che io debba andare una sfilata, e invece sono lì col mio piumino che tolgo la polvere da casa. Quindi vado anche col viola scuro, vado anche di sotto. È bellissimo. E do una sfumata. Sì, sì, questo trucco vale un brillocco. La caratura non sto qui a specificarla. Pare che stiano nelle miniere, purtroppo, adesso senza entrare ovviamente nel merito dello sfruttamento che purtroppo certo. Tutti conosciamo. Però in Zimbabwe si sta lavorando alla cremente per mettere un brillocco al dito di Giulia. Speriamo anche nelle nostre dita, allora. Già. È vero? Il mio ha ormai un anno, ce ne vorrebbe un altro. Tre! Lancio un appello, amore, tre, un trilogy, Poi a casa ti spiego bene. Ti faccio guardare in alto. Con la matita nera andiamo a intensificare inferiore. Esatto. Che hai fa proprio come trucco lo stesso colore delle orchidee che sono alle spalle di Giulia. Ah, vedi. Ma lavoro. Ah no, ma lo sapevo, l'avevi studiato, noi ovviamente. Lo sappiamo. Noi lo sappiamo. Isabel non dorme la notte per studiare. Per studiare queste cose in tinta. E volendo possiamo anche andare a fare la riga nera di sopra, però a me lei piace molto così. Sì. Non andrei a fare, tipo anche solo con l'eyeliner uno fa una riga e se la allunga verso l'esterno. Lei però la lasciamo così. E un tocco importantissimo è il mascara, perché comunque il mascara va proprio a rendere l'occhio romantico, quindi abbondiamo. Ti faccio guardare la punta del tuo naso. La punta del naso, lo so anch'io. Ormai. Dovete vedere che spettacolo quando mi trucco da sola, che mi guardo la punta del naso per darmi il mascara, faccio dei baffi. No. Magari quando siamo da sole ci guardiamo allo specchio, guardiamo lo specchio. E cerchiamo di allungarle il più possibile verso l'alto. Poi la ciglia finta, se uno è capace. San Valentino ci vuole, San Valentino, tacco 12 e ciglia finta. Io dico sempre, se uno ha tempo può anche lavorarci di più, diciamo, ma se uno non ce l'ha, ci sono anche dei buoni mascara che proprio vanno ad allungare per bene la ciglia. E ultimo tocco, il blush, quindi andiamo a come si può dire? Rendere romantiche. Neologismo in questa puntata di Diffusion. Io prego gli accademici della Crusca di prendere carta e penna e disegnare, e abbiamo coniato il termine romanticizzare. Ok. Stiamo romanticizzando. Sì, sì, certo. Le guance. Le guance. Ok. Una guancia romanticizzata è sicuramente foriera di belle serate. E rossetto. Rossetto rosa. Eh beh, voglio dire. E questo è proprio un rossetto tosto, diciamo, perché è come una vernice. E questo qui è proprio waterproof al massimo. Quindi alla peggio. Tant'è che tu te lo metti e fai fatica a toglierlo addirittura. Quindi puoi cacciare dei baci infinitamente lunghi al fidanzato. Ce ne sono di varie marche. E visto che quella sera lì è una sera in cui si mangia, si bacia, sinceramente, si mangia perché le altre sere dell'anno, Isabel, abbiamo scoperto in questa puntata di Diffusion, non mangia. A San Valentino si mangia, gli altri 364 giorni dell'anno puoi dar dei baci al moroso, finché ma a San Valentino mangi, le altre fai quello che puoi, insomma.
Ma San Valentino prima mangi e poi dopo baci. Ma povera si creatura, spera. Questo moroso, beh, ma scusa, ma non si può mica. Adesso verrà, ci sarà un sindacato dei morosi frustrati. Certo, l'ha fatto nascere Isabel. Non lo so io, ma un bacino quando ti viene a prendere a casa che ti porta il mazzo di fiori. Io qui sto dando dei suggerimenti, ragazzi, vero? Mi raccomando, segnate. Mi raccomando. Ti viene a prendere a casa col mazzo di fiori, vuoi darglielo un bacino? No, perché mi va via il rossetto. Con quello di Isabel no, ti rimane il rossetto. Ok, un po' così. Ok. E dopo magari in borsetta ricordiamoci di portare dietro magari un lucido da passare sopra questo qui durante la tra serata, il primo e il secondo. Esatto, se vogliamo un attimo riprenderci. Esatto, dal allora, regalo. E poi è sempre molto chic. Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, proprio c'è la scena in cui si passa il rossetto, dice che certe notizie si possono ricevere solo con un colpo di gloss, anche certe cene possono andare avanti solo con un colpo di gloss, ci insegna Isabel. Esatto. Soprattutto quelle rare volte in cui si mangia. Molto bene, e allora dopo aver fatto ancora più bella la nostra Giulia, ringraziamo Isabel, grazie. Come sempre questo trucco è stupendo, complimenti. Noi andiamo a scoprire qualcosa di particolarmente sfizioso per questo San Valentino e non sto parlando di un tortino di riso. Vi avevo promesso un dettaglio sfizioso per questo San Valentino, io le mantengo sempre quasi le promesse, in questo caso comunque l'ho mantenuta, perché come vedete siamo in compagnia di due modelli. Giulia, l'abbiamo conosciuta prima con il trucco che le ha fatto la nostra Isabel, e il suo fidanzato Lorenzo. Ma perché siamo assieme a Giulia e Lorenzo? Perché andiamo a scoprire un regalo bellissimo per questo San Valentino, vale a dire il massaggio emozionale di coppia. Monica, di cosa Ciao. Si tratta? È un massaggio, come hai detto tu, di coppia, quindi di solito si fa in queste circostanze, San Valentino, eccetera, segnate se non sapete cosa una regalare. Ricorrenza particolare, quant'altro, è un massaggio che si fa quindi a due, con le porte aperte, quindi entrambi si possono vedere, e io e Cristina facciamo un massaggio che parte praticamente dal viso e facciamo tutto il corpo con degli oli essenziali e andiamo a lavorare proprio in questo senso, proprio a livello emozionale, perché è un massaggio molto 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 relax. E lo fate proprio accoppiate, cioè fate le accoppiate, stesse manovre facciamo contemporaneamente? Le stesse, esatto, facciamo le stesse manovre e dura un'ora ed è con luce soffusa e musica soffusa. Alla fine c'è anche caviale e champagne, no, pensavo, caviale, ostriche e champagne. Allora, ci sono delle persone per le quali non si può assolutamente fare questo massaggio, non è indicato, o no, chiunque? No, assolutamente chiunque, perché come dicevo prima è proprio un massaggio relax, quindi assolutamente. Non ci sono controindicazioni, anche perché è un massaggio abbastanza leggero, per cui non si va a lavorare su anche problematiche che uno può avere. Eventualmente avere. Allora, qua abbiamo Giulia che sta già iniziando a fare il massaggio assieme a Cristina, qui il suo fidanzato Lorenzo. Come nasce un massaggio di questo tipo? Ma è nato come il massaggio anche a quattro mani, nel senso che è un massaggio che deriva dai cinesi, insomma, e quindi loro hanno questa cultura proprio di lavorare con le mani, addirittura ad occhi chiusi, eccetera, proprio sentendo solo il corpo, quindi senza neanche guardare. Quindi è nato un po' da lì, però diciamo che qui ha preso molto piede, perché comunque, sai, una coppia che si vuole rilassare una domenica, che non sa cosa fare, piove, eccetera, eccetera, uno dice perché no? Ed è una cosa che piace molto. Allora, visto che siamo a San Valentino, ti chiedo un consiglio. Mettiamo che non si riesca a venire qui al Palace. Se una donna vuole farlo al suo compagno o il compagno alla donna,
quali sono, diciamo, le cose più semplici da fare per non far uscire un'ernia? Perché poi si passa malissimo, ragazzi, il fidanzato, il San Valentino al pronto soccorso con un'ernia del disco espulsa. Quindi proprio le cose, le cose basilari, di solito le spalle. Allora, intanto si inizia dal viso, perché comunque è sempre molto bello quando uno tiene gli occhi chiusi e qualcuno ti accarezza il viso. Ecco, mi raccomando, occhi chiusi, perché il dito nell'osso. Sì. Tutto bene, Lorenzo? Gli stavo piantando. Quindi si inizia dal viso, poi si scende. Il collo è un'altra cosa che piace moltissimo, quindi anche solo uno sfioramento verso il basso, quindi verso le spalle, poi si scende dalle spalle. Di solito facciamo braccia, l'addome è molto importante, perché l'addome è proprio uno stato emozionale, c'è il plesso solare, quindi chi soffre di una persona che è emotiva, una persona che è ansiosa, si va a lavorare molto sull'addome. Dopodiché si scende, gambe, il piede è molto importante perché è un recettore di tutto il nostro corpo, e poi si gira il cliente e si fa tutta la parte dietro, quindi sempre dal piede salendo alla gamba e finendo con la schiena. Allora, se noi non siamo abili ed esperte come Monica, però insomma qualche carezza un pochino più decisa, diciamo, sì, sulle spalle, sul collo, si può fare. Non sarà il massaggio emozionale perfetto, yeah. Però allora è San Valentino, io auguro a tutti voi, se siete in coppia, di comunque trovare il vostro regalo più bello, quello più romantico. Se non avete idee, ve l'ho suggerita io oggi con il massaggio emozionale che si può fare qui al Palace Beauty and Spa di Imola. A questo punto però io me ne vado, vi lascio a Monica, a Cristina, a Giulia e a Lorenzo per vedere la meraviglia di questo romanticissimo e rilassante massaggio. Ci vediamo con me in studio tra poco qui dal Palace Beauty and Spa di Imola invece la prossima settimana. Buon San Valentino, e se non avete la fidanzata o il fidanzato, l'anno prossimo ce l'avrete. Ciao!
Siete pronte allora per farlo capitolare per sempre ai vostri piedi? Magari proprio grazie a questo trucco che abbiamo imparato assieme questa sera insieme ad Isabel, lui vi regalerà quel massaggio meraviglioso di coppia che abbiamo appena visto. Questa puntata di Diffusion si chiude qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a domani. Domani giovedì si parla di animali, domani però è una puntata un po' speciale perché parliamo di piante acquatiche.